Resta piantonato in ospedale a Pescara, dove sono in corso ulteriori accertamenti, l'uomo di 50 anni con problemi psichici, proprietario dell'appartamento in via Fortore a Montesilvano, andato a fuoco ieri pomeriggio. Intanto gli inquirenti stanno ancora cercando di comprendere con esattezza se l'incendio sia stato doloso o se causato accidentalmente da un atto di imprudenza dell'uomo affetto da gravi disturbi mentali. Certo è che sul grave episodio di ieri pomeriggio pesa un altro episodio avvenuto il giorno prima, quando nello stesso appartamento si sarebbe verificato un precipio di incendio prontamente domato e a seguito del quale il cinquantenne sarebbe stato condotto nel reparto di psichiatria dell'ospedale civile di Pescara, da dove però sarebbe poi tornato a casa. I carabinieri di Montesilvano, guidati dal comandante La Verghetta, stanno effettuando accertamenti anche su questo fronte per capire se l'uomo è stato regolarmente dimesso o se si sia dileguato autonomamente dal reparto. I residenti della palazzina, quattro nuclei familiari, che in più di una circostanza hanno vanamente denunciato il pericoloso comportamento dell'uomo sotto tutela legale, hanno passato la notte in due hotel messi a disposizione dai servizi sociali del comune di Montesilvano e lì resteranno in attesa delle valutazioni dei vigili del fuoco, che anche questa mattina si sono recati sul posto insieme ai carabinieri per effettuare ulteriori rilievi. Resta invece sotto osservazione in ospedale la coppia di anziani portati in salvo ieri pomeriggio.